Il quinto titolo della saga The Elder Scrolls è un gioco di ruolo orientato all'azione, ambientato nella regione di Skyrim, che per l'appunto dà il nome a questo quinto capitolo. L'ambientazione nordica, quasi vichinga, è sicuramente uno dei punti di forza del titolo. I cinque capoluoghi sono particolarmente ispirati e le centinaia di altre location minori sono tipicamente dettagliate e realizzate con estrema cura. Il periodo storico in cui è ambientato il titolo vede l'aspra guerra civile tra un gruppo di ribelli chiamati Manto della Tempesta e gli Imperiali. In questo periodo di rivolte fanno la comparsa, dopo secoli, dei draghi. La prima novità introdotta da Bethesda è proprio legata ad essi. Il nostro personaggio può infatti imparare alcune frasi nella lingua draconica, denominati urli, che permettono di padroneggiare poteri particolari indipendenti dalla nostra abilità magica. In Skyrim sono presenti i classici tre attributi, e cioè salute, potere magico e resistenza, e 18 abilità, come la capacità di tirare con l'arco o quella di mischiare con successo ingredienti alchemici. La seconda novità introdotta da Bethesda riguarda proprio le abilità. Ogni volta che il nostro personaggio sale di livello, potremo sbloccare un talento particolare. Sono state rivoluzionate l'alchimia, la forgiatura e l'incantamento, che ora prevedono postazioni fisse nelle quali lavorare, e risultano ora molto più complete ed intuitive. La terza e ultima novità riguarda il sistema di combattimento. Ora possiamo gestire la mano destra e la mano sinistra indipendentemente l'una dall'altra. Questo porta innumerevoli combo prima altrimenti impossibili, e la sensazione che si ha è che tutto funzioni meglio che in passato. Skyrim è un gioco per tutti, tuttavia quelli che sono i suoi punti di forza in effetti possono essere visti dai puristi come semplificazioni inutili. In poche parole, un gioco epico, che fa dell'atmosfera e dell'esperienza di gioco il suo punto di forza. In una parola, immenso.